La WD Roscioli nella ventesima giornata batte il Giardinetti per 3-0 e si mantiene così al secondo posto nelle classifiche alle spalle della Tor Tre Teste capolista. Prima occasione al terzo minuto con la W in avanti sulla corsia di sinistra, il pallone poi arriva al numero 8 Roselli che prova la conclusione con Ruggeri che para. Al decimo ancora W pericolosa in avanti, sempre con Roselli, stavolta prova il tiro di sinistro, palla direttamente sul fondo. Al quindicesimo arriva il gol del vantaggio sui sviluppi di un corner, un rimpallo favorisce il numero 5 Servino, palla in rete e gol del 1-0 della W sul Giardinetti, sfortunata la formazione di mister Marini. Nel rinvio del difensore colpisce il giocatore della W, ci prova il Giardinetti nelle finali del primo tempo con Paterna, conclusione fuori. Nella ripresa in apertura W in avanti, qui la punizione da parte di Celli con la grande risposta di Ruggeri. Al quinto ancora W in avanti qui con Capparoni che apre il piatto destro, palla alta sopra la traversa, il Giardinetti cerca di trovare il gol del pareggio, qui occasione per Damizia dalla sinistra, il tiro e la risposta di Fabiano. Un minuto più tardi al sedicesimo doppia occasione per il Giardinetti, qui prima con Damizia che colpisce il palo, poi la sfera arriva a Paterra, il tiro a botta sicura, la grande risposta da parte di Fabiano. Passa un minuto ed arriva il gol del 2-0 della W sui sviluppi di un rinvio. Numero 9 Capparoni scappa in avanti, le tiro con il destro, pallone in rete e gol del 2-0 con le proteste del Giardinetti che chiedeva una posizione di fuorigioco dell'attaccante della W. Passano 4 minuti ed arriva un gol praticamente nel fotocopia, sempre con Capparoni che sfila in avanti. Poi il tiro di sinistro dopo il dribbling sul difensore del Giardinetti, palla in rete e gol del 3-0. Accade poco o nulla da qui al termine con il W che batte il Giardinetti per 3-0, secondo posto in classifica per la formazione di casa con 2 punti di vantaggio sulla Lodigiani, quinto posto invece per il Giardinetti a meno 4 dal Tirrenac, ma con una gara ancora da recuperare.